nessuno di queste persone che assiste a questa, diciamo, a questo manifestarsi della mano di Dio, quindi del potere di Dio, no? La mano che può prendere la terra e schiacciarla come una nocciolina, nessuno si pone, come dire, una domanda su Dio, nessuno si ferma a guardare, nessuno si ferma a riflettere, ma tutti agiscono in base a quelli che sono i propri interessi. Persino i preti, i due che vi dicevo, che hanno beffeggiato genere umano, pensando in maniera presuntuosa di essere salvi solo perché erano preti, e l'altro prete, quello che invece ha cercato fino alla fine di fare il suo lavoro, il suo mestiere, di seguire la sua vocazione e quindi di assolvere tutte le persone che gli chiedevano, allo stesso modo anche lui si è posto il problema di essere salvato. Quindi, come dire che in realtà il fatto che lui fosse un prete, quindi un uomo di chiesa, un uomo di Dio, come si diceva una volta, secondo lui, non lo metteva proprio al riparo, in sicurezza dal giudizio divino. Ecco, in questo c'è un'ottica ovviamente abbastanza, come dire, critica nei confronti dell'umanità, perché è vista come rapace, come approfittatrice, come egoistica, come ipocrita, perché tutte le persone che prima non erano mai andate a messa o non erano mai entrate in una chiesa, come uno dei due ragazzi che vengono citati nel libro, poi si precipitano a riversare i propri peccati, a votare il sacco e a cercare in extremis una via per passare la cruna del lago e quindi per ascendere al paradiso. Ecco, da qui, da queste immagini così evocative e anche fantastiche, la silogia con le opere di Kafka, no? Mi dicevi? Sì, diciamo che lui è stato accusato di copiare, perché queste atmosfere, queste situazioni di rendere possibile l'impossibile, no? Sono ovviamente kafkiane, ma non solo, sono anche beckettiane, per esempio, no? Come dicevamo prima, aspettando Godot, no? È un modo di mettere in relazione l'uomo con Dio, il finito con l'infinito, il possibile con l'impossibile, il logico con l'irrazionale, eccetera, eccetera. Ovviamente sono scelte, a mio avviso, è un tipo di scrittura, un tipo di letteratura, è un tipo di come dire, di ottica di rappresentare il mondo, che a me piace moltissimo. Ecco, quindi ricordiamo l'opera di Sì, Buzzati, come si chiama? Dino Buzzati, 60 racconti, Oscar Mondadori. Perfetto. Costa, dicevo prima, non so, costa 10 euro, prezzo pieno, sono 500 pagine di letteratura, sono 60 racconti spettacolari, e da aprile e maggio credo che c'è il mese dei libri dove gli Oscar Mondadori verranno scontati ulteriormente del 25%, quindi veramente con pochissimi euro vi comprate un libro meraviglioso che non vi deluderà. E se ve lo consiglia un bravo scrittore e nonché un editor come Roberto Di Pietro, fidatevi perché io personalmente lo farò prima di Pasqua, così regalerò a mia madre, che è un'attenta lettrice, bontà sua, e anche a me stesso quando lei avrà terminato il libro di godermi questi bellissimi racconti. Assolutamente. Roberto, ti ringrazio. Grazie a te, Massimiliano. Questa sera, come sai, abbiamo questi Sì, problemini. ci sdoppiamo. Esatto, esattamente. Io ti auguro buona serata. Vuoi salutare Grazie a qualcuno? te. Saluto te, saluto Gabriele, mi dispiace che non possiamo fare la trasmissione insieme. Saluto il direttore Stefano Lodini, saluto Emiliano, saluto Basilio Villari, saluto Roberto De Angelis, tutti coloro che ci ascoltano e ci seguono sempre con affetto e con pazienza, visto Certo. i nostri problemi. Quindi, no, basta così. Un bacione a tutti, buona serata e buonanotte.
Un bacione a te Roberto, grazie e naturalmente alla prossima, sperando magari che potremo rifare una puntata tutti quanti insieme. Grazie Roberto e buonanotte. Ciao Massimiliano. Ciao, ciao, ciao. Ecco, come avevo anticipato, la puntata sarà sdoppiata in questo caso. Adesso io chiamerò Gabriele Giardini, il nostro scultore nonché pittore, e con lui commenterò una delle sue tantissime e bellissime opere. Ecco, un secondo affinché io possa chiamarlo. State ascoltando in diretta lo squillo. Stavo dicendo, caro Gabriele, buonasera. Buonasera a te, caro Massimiliano. E naturalmente la nostra buonasera è rivolta anche a tutti i nostri ascoltatori. Ho appena Certamente. concluso con Roberto che ti saluta ed è ovviamente dispiaciuto Ah, quanto grazie, noi, in contraccambio. dispiaciuto quanto noi di non poter effettuare tutta la puntata insieme. Ecco, mi sta salutando, anch'io lo saluto in diretta con un messaggio. Anch'io gli faccio la mano con la mano, lo sto salutando. Ecco, questo è il bello della diretta. Ed eccoci, dalla letteratura si passa alla scultura in questo caso, perché io alla www.gabrielegiardini.com ho cliccato sulla voce opere, opere archivio, per tutti coloro che volessero vederla in diretta mentre la commentiamo o Certamente, in certamente. differita. Sappiate che cliccando sulla voce Opere Archivio, alla pagina numero 6, seconda fila, la terza, partendo da destra, c'è un'opera che mi ha molto colpito e incuriosito. Si chiama Nuova Civiltà. Permettimi, ecco, semplicemente da spettatore, di dare le mie sensazioni. Allora, Nuova Civiltà, Prego, non hai facoltà, vai. come tutti coloro che staranno vedendo questa bellissima opera, ecco, gli antichi lo chiamerebbero un bassorilievo, perché è un'opera scolpita, ma che scolpita su un materiale che poi ci dirà direttamente l'autore, cioè Gabriele Giardini, Certo. ed è un sono degli anelli, dei cerchi che sono contigui. Alcuni di essi sono spezzati, la maggior parte invece sono totalmente uniti e uniti tra di loro, ma anche quelli che sono spezzati hanno una continuità con quelli totalmente intatti. C'è un centro che è formato da una serie di piccoli cerchi che ruotano intorno ad un cerchio principale che costituisce appunto il centro, il quale ha una forma più piana rispetto agli altri cerchi che invece tendono a proporre la loro tridimensionalità, e dopo questa corona di cerchi che avvolge e protegge il cerchio principale, il centro, il cuore, partono una serie di direi di segmenti, ma morbidi, come se fossero delle essenze, diciamo sì, dei segmenti, ma la cui consistenza è morbida, e fluttuano come se fossero dentro un liquido, l'acqua. I cerchi che si allontanano dal centro hanno questa libertà maggiore hanno delle forme che sembrano quasi delle
delle forme che si piegano al fluido dell'acqua che le avvolge, alla corrente di un fiume o la corrente marina. E poi infine ci sono questa opera è caratterizzata da alcuni colori che a dire il vero sono spesso presenti nelle opere di Gabriele Giardini, sono il blu, il verde, quel Il rosso. il rosso, sì, ma c'è un colore.